Bentrovati a tutti amici di Padre Pio TV, una settimana santa davvero unica in questo 2020, un triduo pasquale vissuto nell'intimità e nel raccoglimento delle proprie abitazioni, nel seguire le varie celebrazioni di questi giorni. Noi siamo collegati via Skype con Fra Luciano Lotti, teologo nonché confratello del Santo di Pietrelcina, con il quale quest'oggi vogliamo davvero scambiarci dei punti di vista, vogliamo a lui chiedere di aiutarci a capire questo tempo ferito dal coronavirus che stiamo vivendo. Pace e bene, Fra Luciano, e benvenuto. Pace bene, buona giornata a tutti. Allora, oggi è Venerdì Santo e davvero forse mai come quest'anno stiamo trascorrendo questa giornata, potremmo dire anche un po', no, nel silenzio, nel raccoglimento, nella riflessione su quello che stiamo vivendo quest'anno. Beh, diciamo che stiamo vivendo quasi da un mese un po' il Venerdì Santo. Ci sono un po' le connotazioni del Venerdì Santo, sia a livello umano, perché di crocifissioni e di morti purtroppo ne sentiamo tante, ma anche a livello liturgico, perché il Venerdì Santo non c'è la messa, il Sabato Santo non c'è la messa. Stiamo vivendo proprio questo tipo di esperienza. Tante persone, Luciano, stanno vivendo questa mancanza, dell'andare in chiesa, del poter fare la comunione, di potersi, confessare, davvero come una mancanza quasi, quasi fisica, tant'è che qualcuno ha anche detto sarebbe il caso di riaprire le chiese in questo momento storico, ma questo non si può fare per ovvi motivi di sicurezza. In un certo senso la messa seguita da casa, ha meno valore, di quella seguita recandosi in chiesa. Ecco, io ho voluto dire, ho voluto aprire questa nostra chiacchierata proprio con l'immagine del Venerdì Santo, perché il Venerdì Santo appartiene alla liturgia, anche se non c'è la celebrazione della Santa Messa. Voglio dire, noi abbiamo tutto un corredo di celebrazioni, di riti, che sono straordinari, appartengono alla tradizione della Chiesa, ma hanno la loro radice nell'insegnamento del Vangelo. Al centro c'è la celebrazione dell'Eucaristia, non se l'è inventata qualche filosofo o qualche papa, la celebrazione dell'Eucaristia, l'ha proposta Cristo. E così anche le benedizioni, i vari sacramenti, sono cose che sono nella Scrittura e fanno parte del patrimonio della Chiesa. Ma il Venerdì Santo noi non celebriamo l'Eucaristia. E con questo non è che Venerdì Santo non siamo cristiani, non è che il Venerdì Santo non facciamo opere di carità o non viviamo il Vangelo. Se proprio vogliamo ricordare la storia, fino al 1955 il Venerdì Santo non si faceva nemmeno la comunione. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che, ecco, se vogliamo usare una metafora un po' particolare, un po' originale così, i sacramenti sono l'autostrada, sono il modo migliore per raggiungere il Signore, ma restano dei mezzi efficaci della grazia, così come ci insegna il Catechismo. Ma la grazia è qualcosa di più dei sacramenti, la grazia ci viene da Dio. E allora il Venerdì Santo, anche se non c'è la celebrazione, c'è la grazia di Dio che opera in noi. In questo tempo la grazia di Dio comunque opera in noi, nonostante ci sia il disagio e ci sia il limite di quel che costituito dal fatto che non abbiamo questi sacramenti che sono voluti da Gesù e che sono proposti nel Vangelo. Ecco, chiarissimo. Provvidenzialmente, in questo momento storico abbiamo la possibilità comunque di rimanere connessi con la nostra parrocchia, con il nostro santuario di riferimento. Sappiamo, stiamo anzi vivendo, quotidianamente quello che accade nel santuario di Padre Pio, grazie a Padre Pio TV, ai social, al sito internet. Quindi rimaniamo sempre collegati e seguiamo le varie celebrazioni. Grazie appunto anche ai social, a streaming,
impegno, sono tanti sacerdoti che si stanno anche organizzando appunto per catechesi e per celebrazioni online. La celebrazione di oggi è la passione di nostro Signore Gesù Cristo. C'è un modo per viverla anche a distanza, anche da casa, anche attraverso uno smartphone, fra Luciano, per viverla in maniera davvero autentica? Allora, consentimi di prenderla molto molto alla larga, come faccio di solito io. Qualcheduno ha criticato che nella chiesa nuova di San Giovanni Rotondo, fatta dall'architetto Piano, per il momento, dico per il momento perché ci saranno in seguito, non ci sono un granché di statue. E io tante volte ho risposto, ma guardate che il grande segno di quella chiesa è l'assemblea. Da ogni angolo di quella chiesa si vedono i fratelli. Noi nella liturgia abbiamo una dualità di segni. Da una parte c'è il grande segno di Cristo capo attraverso l'altare, attraverso la croce e attraverso il pane e il vino eucaristici, ma dall'altra parte c'è il segno del corpo, che è la comunità cristiana. In questi giorni noi non abbiamo tangibilmente il segno del capo, nel senso che non possiamo celebrare o vedere o partecipare direttamente all'Eucarestia, ma abbiamo il segno del corpo. Fortunatamente attraverso internet noi ci riscopriamo Chiesa, Chiesa presente in tutto quanto il mondo. E oggi è la Chiesa, questa grande comunità che proprio attraverso questi mezzi riesce a celebrare alla passione di Cristo. La vivremo con questo spirito, sentendoci fratelli che venerano la passione di Cristo, sapendo anche che noi non ci limitiamo nella passione a contemplare la morte, ma contempliamo il Cristo glorioso. Ti adoriamo Cristo perché per la tua santa croce hai redento il mondo. Non ci fermiamo a Gesù che muore, ma guardiamo il Gesù che ha redento il mondo. Approfitto della tua presenza, sei segretario generale dei gruppi di preghiera, come dicevo anche in apertura nella presentazione, teologo, confratello di Padre Pio, nonché grande studioso della sua vita, dei suoi scritti, dell'epistolario. E appena è scoppiata questa pandemia, questa emergenza sanitaria, qualcuno ha colto la palla al balzo e ha subito comunicato che si è trattato, che Padre Pio questa situazione l'avesse già profetizzata in passato. E che cosa ti senti di dire al riguardo, tenendo presente anche allora, che con i frati avete fatto un comunicato? Con estrema chiarezza e con la massima certezza vi dico che Padre Pio non ha profetizzato niente. Qualche volta hanno persino coinvolto Padre Amort dicendo che Padre Amort avrebbe riferito una parola di Padre Pio. Sono baggianate di persone che, diciamo solo che hanno bisogno di protagonismo. Non posso dare un parere medico perché non sono uno psichiatra, ma capite bene che cosa voglio dire. Sono persone che inventano completamente queste notizie. Padre Pio non ha mai profetizzato niente di questo. Anzi, devo aggiungere anche che nel 1954 c'è stato uno che ha pubblicato delle profezie attribuite a Padre Pio, c'è stata una smentita ufficiale da parte di Padre Pio che dice che quelle sono delle baggianate. Purtroppo quel libro viene riproposto ancora oggi. E quindi accanto al virus che stiamo combattendo, scienziati, medici, infermieri stanno combattendo, c'è anche, ahimè, il virus della cattiva informazione, delle notizie false. Come segretario generale dei gruppi di preghiera state pregando assiduamente, tanto, ma come gruppi di preghiera lo stanno facendo davvero i tanti che ci seguono attraverso Padre Pio TV, ma immagino anche tanti fedeli e devoti. Magari questa è anche l'occasione per coloro i quali non hanno mai pregato di cominciare a fare, di cominciare anche a recitare una piccola preghiera per chiedere al Signore che ci aiuti nello sconfiggere questa pandemia. Quindi Luciano, vogliamo concludere davvero con un messaggio bello e soprattutto ricordare che la preghiera è fondamentale e importante in questo momento.
Ecco, liberiamo la preghiera dalla magia, rendiamola una preghiera bella. Io penso che in questi giorni, per tutti, la prima cosa di questa preghiera è sentire Gesù, sentirlo nelle corsie degli ospedali dove non può andare nessuno, sentirlo nella solitudine delle nostre case perché nessuno può venirci a trovare, sentirlo nella sua provvidenza perché sentiamo che a volte il lavoro diventa pericolante. In tutti questi casi sapere che Dio non ci lascia soli e non per magia, ma perché Dio ci vuole bene. Perché Dio c'è, è presente, quindi come dire, questo è un messaggio davvero bello, di speranza, che vogliamo portare nelle case di coloro i quali ci seguono. Ma una piccola parentesi, tu come stai vivendo questi giorni in quarantena, ecco, diciamo in clausura forzata? Sappiamo che che sei spesso in giro per le catechesi per incontrare i gruppi di preghiera, per essere ospite in vari appuntamenti televisivi. Come stai vivendo questo momento, diciamo, di stop forzato? Allora io con vergogna devo dire che lo vivo benissimo. Dietro di me vedete i miei libri, sono tutti libri di Padre Pio, leggo, rileggo, faccio scuola anch'io tramite internet, arrivo alla sera che mi accorgo che la giornata è passata così in fretta che ho detto ma speriamo che domani riesca a fare tutte le cose che non ho fatto oggi. Grazie a Dio nel mio convento stiamo tutti bene in salute, la provvidenza non ci manca. Mi dispiace veramente quando sento le notizie che vengono dagli altri, notizie tristi, ma io grazie a Dio veramente vivo bene questi giorni. E allora, ti ringraziamo di cuore per essere stato con noi, davvero per la tua vicinanza. Tanto ormai sappiamo che grazie a questi mezzi che ci sono, Skype, chat e tutto il resto, davvero riusciamo a rimanere vicino alle persone a cui vogliamo bene con grande facilità e meno male, insomma. Quindi grazie per il tempo che ci hai dedicato, per la tua disponibilità e grazie per essere entrato nelle case di quanti ci seguono. Ti chiedo proprio un augurio pasquale, anche se è venerdì santo, però domenica sarà Pasqua, però un augurio pasquale lo possiamo inserire in questa nostra conversazione, sul finale di questa chiacchierata. Beh, io posso già anticipare che prossimamente ci rivedremo su Padre Pio TV perché sto preparando la catechesi mensile per i gruppi di preghiera di Padre Pio e la faremo attraverso Padre Pio TV. Il mio augurio viene proprio dall'immagine classica della Pasqua, c'è questa colomba. La colomba, vedete, è segno di una nuova vita. Stiamo tranquilli. Il Signore ce la darà questa nuova vita e sarà più bella di quella di una volta. Tanti auguri. Grazie per questi auguri, Luciano. Ti abbracciamo virtualmente e idealmente, ma davvero con grande affetto. Grazie, grazie per essere stato con noi, davvero. Grazie di cuore. Pace e bene a tutti. E salutiamo con il saluto francescano con il quale Fra Luciano ci ha salutato anche i tanti che ci hanno seguito in questo spazio di riflessione che vi abbiamo voluto donare in questa giornata.